Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Penultima seduta di settimana contrastata per quanto riguarda Wall Street. Abbiamo registrato a fine seduta una chiusura in rialzo ancora per il Dow Jones, un rialzo tuttavia abbastanza frazionale dello 0,07%, stessa performance ma con il segno meno viceversa per l'S&P 500. Ancora leggermente più debole, poi l'indice tecnologico Nasdaq che ha terminato in ribasso di 3 decimi di punto. Che cosa è accaduto ieri da un punto di vista tecnico sul futuro americano? Un movimento ancora una volta che è stato davvero molto preciso dopo il fortissimo rialzo della vigilia, dopo l'annuncio del tapering che prenderà il via il prossimo mese di gennaio. Il futuro americano ha definito una fase correttiva, c'era stato poi un ritorno degli acquisti che aveva riportato appunto un rimbalzo dopo questa prima gamba ribassista e poi successivamente nel primo pomeriggio si è definita una nuova fase discendente, che ha raggiunto che cosa? Proprio i principali livelli di supporto, parliamo di area 1794-1795, ieri minimo di giornata è stato definito proprio 1794,8, livello dal quale abbiamo avuto ancora un ritorno degli acquisti. Attualmente l'S&P 500 si trova in area 1804,6, mantiene ovviamente un'impostazione di fondo assolutamente molto positiva e c'è margine per registrare nelle prossime ore ancora un tentativo di rialzo con un retest proprio di quelli che sono i massimi storici in area 1810-1811 punti. Una fase da un punto di vista dei prezzi, sul grafico dei prezzi che porterebbe viceversa una correzione di più ampie dimensioni si avrebbe proprio in caso di cedimento dei minimi di ieri, quindi di area 1794 punti. Dobbiamo altresì sottolineare come, nonostante l'impostazione sia assolutamente positiva, quantomeno nel breve termine si stiano definendo delle prime chiare divergenze negative. Questo è un primo segnale che mostra il possibile allentamento delle pressioni a rialzo in atto negli ultimi giorni sul mercato americano. Da sottolineare viceversa ancora una volta la positività, ancora una seduta davvero molto molto positiva per tutte le piazze europee. Abbiamo registrato soprattutto ancora una volta i due paesi periferici, ovvero Madrid e Milano, in forte salita rispetto alla vigilia. Bene, il migliore di giornata è stata proprio l'Ibex di Madrid in salita del 2,34%. A seguire poi a breve distanza anche l'ottima Piazza Affari, è arrivata a sfiorare quasi i 2 punti percentuali di guadagno. Molto bene, come possiamo vedere dal grafico, anche questo movimento intercorso nelle ultime ore sul futuro tedesco, sul DAX di Francoforte, che ieri, dopo essersi portato a contatto con una prima area resistenziale, dopo i primi minuti di contrattazione, è riuscito a barricare al rialzo tale livello di resistenza statico, facendo proseguire appunto la tendenza rialzista, tendenza che è proseguita nelle ultime ore e anche quest'oggi in apertura. Abbiamo così raggiunto, attenzione, livello molto importante da monitorare già nei prossimi minuti, 9.375 punti, un primo livello di resistenza importante. Parlavamo appunto della configurazione di un gap up in apertura e anche in questo caso, come abbiamo segnalato anche altresì appunto sull'S&P 500, indicatori in ipercomprato che stanno definendo delle prime divergenze negative. Ecco, qualora il futuro non dovesse riuscire a superare quest'area di resistenza e qualora ciò dovesse avvenire, ritorneremmo quantomeno alla retest proprio del massimo relativo precedente. Dagli attuali livelli il DAX potrà definire una fase di correzione, ritornare quantomeno in area 9.293-9.261 punti. Molto bene, come dicevamo anche Piazza Affari, qui abbiamo registrato ieri un'apertura in ampio gap up e movimento che poi è proseguito a rialzo per praticamente l'intera seduta, una chiusura in guadagno di quasi 2 punti percentuali effettuata proprio sul massimo di giornata. E oltre ad essere sul massimo di giornata, Milano ha raggiunto questa prima area resistenziale, 18.410, già durante la prima ora di contrattazione, e poi si è portata sul livello resistenziale ancora più importante, definito tra 18.435 e 18.000 460. Perché è definito ancora più importante? Perché qualora il nostro mercato dovesse riuscire in apertura o eventualmente nelle prossime ore a superare anche 18.460,
avrebbe la forza di allungare e raggiungere quello che è il nostro obiettivo finale del movimento a 18.824 punti, livello di cui avevamo parlato proprio dal minimo relativo precedente, da area 17.730 punti. Attenzione, qualora non dovesse definirsi viceversa questo segnale di positività, di breakout rialzista, potrebbero anche sul nostro mercato prevalere delle prese di beneficio. Andiamo a vedere adesso la situazione anche del mercato valutario. Partiamo innanzitutto dall'euro-dollaro, che rimane davvero molto interessante dopo il rafforzamento del dollaro americano già registrato alla vigilia. È proseguito e sta proseguendo proprio nelle ultime ore questa fase discendente con la moneta unica che si è portata proprio durante la seduta asiatica al test di un primo supporto intermedio. Parliamo di 1,3632, livello che sembra cedere proprio in questo istante, quindi porterà un inevitabile approdo in area 1,36. Ecco, aggiornati proprio in questo istante nuovamente i minimi intraday, quindi molto importante per la giornata odierna, proprio supporto 1,36. In caso di tenuta, quantomeno in prima battuta, potrebbe definire un tentativo di rimbalzo tecnico. Attenzione ad un eventuale successivo cedimento, perché questo porterebbe una conferma dell'area di inversione ribassista che si è configurata proprio sui massimi relativi in area 1,38 e 10. Molto positivo anche nella giornata di ieri, come già accaduto alla vigilia, anche la moneta unica nei confronti del franco svizzero. Dopo aver testato questa importante area di supporto su base giornaliera, abbiamo avuto una chiarissima inversione di tendenza, abbiamo superato una prima resistenza 1,2211 e già la vigilia la chiusura 1,2241, quindi proprio contatto con una successiva resistenza statica rappresentava un segnale molto molto positivo. Difatti ieri abbiamo avuto una prosecuzione di questo movimento rialzista ancora attualmente in atto, che quindi conferma e dà le possibilità di registrare poi nelle prossime giornate, nelle prossime settimane ed eventualmente un approdo fine in area 1,2330, 1,2348. Sicuramente da evidenziare tuttavia come nel breve termine, dopo quello che è stato un allungo praticamente di una figura su euro franco, gli indicatori anche in questo caso sono molto tirati, sia lo stocastico sia l'RSI, e quindi qualche presa di beneficio nel breve termine potrebbe definirsi. È iniziata la correzione nelle ultime ore su euro contro dollaro australiano, quindi stiamo incominciando a registrare nuovamente una leggera maggior forza relativa proprio della moneta australiana rispetto alla moneta europea. Attualmente siamo in area 1,5367, quindi ci stiamo allontanando in maniera molto decisa rispetto a quelli che erano i massimi relativi raggiunti proprio il giorno precedente, che tuttavia non erano riusciti a superare questa importante area resistenziale, quindi movimento che potrà proseguire a ribasso anche nelle prossime sedute. Primo supporto intermedio 1,50 e 95, successivo obiettivo target del ribasso 1,49 e 44. Andiamo a vedere quali saranno anche i dati macro più importanti da seguire quest'oggi. Dovremo innanzitutto monitorare la pubblicazione alle ore 10.30 delle partite correnti e della lettura finale sul PIL relativo al Regno Unito, dove gli investitori si attendono un dato invariato, lo 0,8%. Mezz'ora più tardi alle ore 11 poi monitoreremo la pubblicazione delle vendite al dettaglio italiane su base mensile riviste in salita allo 0,2%. Successivamente sposteremo la nostra attenzione su Wall Street alle 2:30 di questo pomeriggio, quando verranno pubblicati il dato innanzitutto sul dato finale sul PIL americano. Le attese sono confermate al 3,6%, e poi da seguire anche attentamente, soprattutto per quello che potrà essere l'impatto sul dollaro canadese, le vendite al dettaglio del mercato del Canada su base mensile e il dato sull'inflazione. Ultimo dato di quest'oggi, poi ore 16, fiducia dei consumatori europei. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.